Innanzitutto Presidente e gli organizzatori per avermi invitato a parlare di questo tema così interessante e così delicato, qual è proprio quello della cittadinanza europea in uno dei momenti di crisi, uno dei tanti momenti di crisi del processo di integrazione europea. E credo quindi sia molto importante soffermarsi su quello che è il contenuto di questo status, di questo concetto. Perché effettivamente, come diceva il professor Celle, il processo di integrazione europea nasce con l'idea di pacificare l'Europa, l'obiettivo è quello della pacificazione del continente europeo, attraverso il metodo comunitario che passa per le comunità europee sino ad arrivare all'Unione Europea. Purtroppo se oggi ascoltiamo quello che è il messaggio comune su quello che è l'Unione Europea è qualcosa di, ahimè, molto diverso da questa idea iniziale. E questa è anche una propaganda, a mio avviso, fuorviante e sbagliata. Ad ogni modo, questo grande sistema Unione Europea con una forte burocrazia, dove sembra che ci siano regole estremamente ferree, talvolta lontane dalla visione, dalla realtà, da quella della realtà dei cittadini, dove a volte sembra che le risposte alle crisi reali arrivino in ritardo, magari non arrivino o arrivino scorrette, perlomeno per il sentire comune a livello nazionale da parte di alcuni. E allora in questo clima è importante ritornare invece, come diceva il professor Celle, a quelli che sono i valori e gli scopi del processo di integrazione europea. E innanzitutto, proprio in un momento in cui alcuni Stati pensino che si possa tornare indietro e quindi sembra potersi realizzare le libertà fondamentali, la tutela dei diritti fondamentali all'interno dei confini nazionali, quindi rompendo quel principio di mutuo riconoscimento e fiducia reciproca che è alla base del processo di integrazione, un mutuo riconoscimento e fiducia tra gli Stati e da parte degli Stati verso l'Unione Europea. E abbiamo visto purtroppo con da ultimo il referendum riguardo all'uscita del Regno Unito. E in questo contesto quindi che la cittadinanza europea va, secondo me, riscoperta, ma direi addirittura forse scoperta, effettivamente, perché se noi andiamo a guardare i dati del rapporto sulla cittadinanza europea pubblicato dalla Commissione con riguardo al 2015, ben l'87% degli intervistati dichiara di essere familiare col concetto di cittadinanza europea. E questo è estremamente positivo, perché siamo attorno al 100%, insomma, è tanto. Ma andando ad indagare un po' più da vicino, soltanto il 42% degli intervistati, quindi meno della metà, sa cosa significhi, qual è il contenuto di questa cittadinanza, cioè cosa ci dà questo status di cittadino, che diritti, che doveri ci offre. Ecco, il 42% a mio avviso è un po' pochino, perché è meno della metà. E di questo 42% soltanto il 6% si ritiene ben informato. E allora, considerando che la cittadinanza europea viene istituita con il Trattato di Maastricht nel 92, in vigore dal 93, se facciamo due conti, sono passati più di 20 anni, che soltanto il 42% di intervistati sia a conoscenza del contenuto di questa cittadinanza, secondo me non è sufficiente. E allora qui forse sia a livello di istituzioni europee che nazionali ci si dovrebbe soffermare e capire che qualcosa probabilmente nel messaggio non è arrivato. E allora quindi ecco perché in questo momento il tema della cittadinanza acquista forse ancora una rilevanza maggiore, perché penso sia fondamentale conoscere quali sono questi diritti che discendono e anche i doveri che discendono da questa cittadinanza. E allora il termine di cittadinanza chiaramente richiama nell'immediato l'identificarsi con qualcosa, richiama il termine, richiama la nazionalità, richiama il popolo. E siamo abituati chiaramente a relazionarci con il concetto di cittadinanza intendendolo nella sua dimensione di Stato-Nazione, quello a noi più familiare. Tuttavia, se noi guardiamo all'Unione Europea, capiamo che non stiamo guardando uno Stato, non stiamo affrontando uno Stato. E quindi preliminarmente rispondere alla domanda che cos'è la cittadinanza europea
forse dovremmo avere ben chiaro che cos'è questa Unione Europea. Ed è una, secondo me, una domanda ancora oggi che lascia a cui non si può rispondere così in maniera compiuta. Effettivamente, se noi analizziamo l'Unione Europea non nasce nei trattati istitutivi con l'idea della costruzione di una nazione, perché nei trattati istitutivi si parla di popoli europei, sempre al plurale, non si parla di un popolo europeo, non ancora perlomeno. Quindi non si parla di una nation building in senso proprio, ma allo stesso tempo sicuramente non possiamo guardare l'Unione Europea con i criteri tipici con cui si analizzano le organizzazioni internazionali o sovranazionali, perché sin dal principio la Corte di Giustizia, nelle storiche sentenze, ma appena successive alla Costituzione delle Comunità, ci dice che la Comunità Europea ha costituito un nuovo ordinamento giuridico internazionale di cui sono parte anche i cittadini degli Stati membri. Quindi sin dal principio l'individuo è chiamato a svolgere un ruolo, è chiamato direttamente a svolgere un ruolo nel processo di integrazione, non di meno il diritto dell'Unione Europea si impone attraverso il principio del primato, elaborato anch'esso in sede giurisprudenziale dalla Corte di Giustizia, del diritto interno agli Stati membri, del diritto nazionale, sino includendo il diritto a livello costituzionale, quindi la fonte principale dello Stato, può avere effetti diretti. Ciò significa che è un diritto che può dare agli individui sia dei diritti, quindi delle posizioni giuridiche attive, che dei doveri. Ed ecco quindi che non possiamo utilizzare i tipici criteri di un'organizzazione internazionale allorché andiamo a qualificare l'Unione Europea. Allo stesso modo ci viene difficile utilizzare i tipici criteri che possiamo applicare nella teoria delle dottrine dello Stato, perché appunto l'Unione non è uno Stato e la Corte di Giustizia lo ripete sempre in caso di confusione. E allora, allo stesso modo, ci avviciniamo, consideriamo l'Unione Europea come questa particolare organizzazione sovranazionale che è un unicum, perché considera i suoi soggetti gli Stati membri, così come le persone fisiche e giuridiche. Allo stesso modo, quindi, adottando un paradigma differente che è quello dell'organismo sovranazionale, dobbiamo anche andare a valutare, a criticare o comunque a leggere quei problemi di deficit democratico di cui molto spesso e spesso giustamente si è andati a parlare, si è osservato nell'ambito del processo decisionale dell'Unione Europea in particolare, perché se è vero che non si tratta di uno Stato, è anche vero che i poteri di cui è titolare l'Unione Europea oggi e le comunità europee prima sono appunto poteri decisionali che vanno direttamente a incidere sulle posizioni degli individui. Ed ecco quindi che il ruolo affidato all'istituzione, al Parlamento europeo, diventa centrale, essendo l'unico, essendo l'istituzione che rappresenta direttamente i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea. E quindi un primo importante passo avanti nel colmare il deficit democratico è stato appunto, ormai negli anni 70, l'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo. In questo contesto in cui consideriamo il deficit democratico, così come l'Unione Europea, con un paradigma diverso ed autonomo rispetto a quello della teoria dello Stato, credo si debba anche andare a considerare la cittadinanza europea. Una cittadinanza che per l'appunto non può essere qualificata e studiata o descritta con i criteri propri della cittadinanza nazionale, perché i trattati istitutivi, Maastricht, quando introduce lo status di cittadino dell'Unione Europea, l'articolo recitava: la cittadinanza dell'Unione Europea è istituita, però è una cittadinanza che non è all'epoca autonoma rispetto alla cittadinanza degli Stati membri, perché il Trattato di Maastricht precisava appunto che la cittadinanza dell'Unione Europea, che è cittadino dell'Unione Europea, chi possiede la cittadinanza di uno degli Stati membri. E
E quindi c'è anche un collegamento tra la cittadinanza europea e la cittadinanza nazionale. Questo cosa significa? Insieme all'istituzione della cittadinanza europea, allo status di cittadini europei, il Trattato di Maastricht però continua a parlare di popoli europei in una apparente contraddizione, possiamo dire, ma come? C'è una cittadinanza europea, ma parliamo di popoli europei. In realtà questa contraddizione a mio avviso non c'è, proprio perché la cittadinanza europea è un qualcosa di differente dalla cittadinanza propria di uno Stato e non deve essere confusa con la cittadinanza tipica degli Stati. Peraltro mi piace ricordare che se si guarda al passato, se si guarda ai documenti precedenti al Trattato di Amsterdam, e mi riferisco per esempio al rapporto Tindermans del 1976, la definizione è chiara. Parla dell'Europa come un insieme di popoli che condividono dei valori. Ecco qua che torna il discorso dei valori. Già nel 1976 non si parlava di un popolo europeo, si parlava di popoli europei che hanno deciso di mettersi insieme e di andare avanti insieme accettando le sfide del futuro, le sfide della storia. E lo stesso spirito si ritrova poi in una successiva, nel rapporto ad Adognino del 1985, un rapporto della Commissione europea, in cui di nuovo si parla di cittadinanza non intesa come non collegata a un popolo europeo. E allora capiamo bene che quando parliamo di cittadinanza europea non parliamo di quell'idea di cittadinanza tipica della cittadinanza nazionale in cui c'è una condivisione. Quell'idea di storia comune, del mito, della nazione, è un qualcosa di diverso, che va oltre. E allora, secondo me, un paradigma che è utilmente applicabile per comprendere cos'è la cittadinanza europea oggi è quello che considera la cittadinanza europea autonomamente rispetto alla cittadinanza nazionale. La cittadinanza nazionale è sicuramente la cittadinanza degli stati, delle persone che condividono questa nazione, o perlomeno l'idea di nazione, l'idea di storia comune, l'idea del mito della nazione, del processo che fa insieme. L'idea di cittadinanza europea è qualcosa di diverso, non del tutto, perché è un comune sentire, è la comunanza di valori che trascende dal concetto di nazione, ma unisce persone che abitano il continente europeo. E cos'è questo materialmente? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quei valori che oggi, come diceva il professor Celle, l'articolo 2 racchiude nel Trattato sull'Unione Europea. Io credo che l'elemento materiale della cittadinanza europea oggi sia questa comunanza di valori che trascende l'origine etnica nazionale dei popoli degli stati membri dell'Unione Europea. Se noi la guardiamo con questi occhi, io credo la cittadinanza europea assuma un significato diverso ed autonomo. Siamo sicuramente italiani, ma siamo anche europei, e queste due cose non vanno a impattare di certo una con l'altra. A questo elemento materiale dei valori deve però necessariamente, per poter legittimare l'idea di accettare quelli che sono i nostri diritti e soprattutto quelli che sono i doveri che arrivano dalla cittadinanza, anche un elemento di tipo procedurale. Ed è qui l'elemento procedurale che è strettamente connesso alla democraticità del processo di integrazione europea, alla democraticità con cui vengono adottate le decisioni in seno all'Unione Europea oggi. Perché è chiaro che nel momento in cui accettiamo di essere cittadini, di essere parti, soggetti attivi di quello che è il processo di integrazione europea, e quindi possiamo anche dire che questi trattati istitutivi non sono più soltanto meri trattati istitutivi di un'organizzazione internazionale tra Stati,
ma vanno quasi a toccarci come una sorta, a toccare l'individuo quasi come una sorta di contratto sociale che mette insieme i cittadini dei diversi stati membri dell'Unione Europea per raggiungere un fine comune che è quello del rispetto dei valori di quell'articolo 2. Se lo vediamo così, cambia molto la prospettiva, ma necessita, come dicevo, anche di un elemento procedurale in cui il fattore democratico entra in maniera preponderante, perché al fine di accettare come legittime le decisioni che vengono assunte a livello di Unione Europea e che quindi creano un diritto, diritto che poi viene applicato tutti i giorni, che quindi modifica le nostre posizioni, occorre che queste decisioni vengano accettate, vengano prese nel rispetto di quelli che sono principi democratici, pur adattati alla realtà sovranazionale dell'Unione Europea, ma comunque basati sul rispetto della democrazia. E allora ecco che diventa importante il ruolo che assume il Parlamento Europeo e che non a caso con Lisbona assume in maniera preponderante, perché viene estesa una procedura decisionale da ex codecisione, in cui il ruolo del Parlamento praticamente in quasi tutte le materie di competenza dell'Unione Europea è pari a quello riservato al Consiglio, che è l'organo che invece rappresenta gli Stati. Non di meno, viene finalmente offerta anche la base giuridica al Parlamento per potersi dotare di una legge elettorale, che sia una legge elettorale comune in tutti gli Stati membri. Questo sì che sarebbe un passo ulteriore per il processo di democratizzazione dell'Unione Europea a cui ancora non siamo arrivati. Non solo, l'articolo 10 del Trattato sull'Unione Europea oggi, dopo la riforma di Lisbona, recita che l'Unione si fonda sulla democrazia partecipativa. Questo è un articolo che può sembrare così una frase messa lì, un po' simbolo, però in realtà ha delle implicazioni anche pratiche notevoli se viene letto poi in combinato con un altro articolo del Trattato sull'Unione Europea che introduce il diritto di iniziativa legislativa per i cittadini europei. Certo, non è facile presupporre la raccolta di 1 milione di firme in almeno 7 Stati membri, però è un sistema, un metodo per rendere questa Unione Europea più vicina ai suoi cittadini, per inglobare i cittadini in questo processo di integrazione. E il Trattato di Lisbona diventa importante, ratificato in vigore nel 2009, diventa importante anche con riferimento alla cittadinanza europea. Non tanto per i diritti che va a conferire ai cittadini europei, che più o meno sono gli stessi di cui già i cittadini europei dispongono a partire dal Trattato di Maastricht, che include nel Trattato una parte di un titolo dedicato alla cittadinanza, ma perché codifica quella che è un'espressione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ci tiene e sottolinea come la cittadinanza europea sia destinata a diventare lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri. La Corte di Giustizia ripete questa frase, in realtà, già nelle prime sentenze successive al Trattato di Amsterdam, in cui gli Stati membri, temendo forse, in un eccesso di timore di preservare le proprie prerogative nazionali, aggiungevano che la cittadinanza si somma a quella, cioè la cittadinanza europea non tocca, non può andare a toccare le cittadinanze degli stati. Il Trattato di Lisbona invece ci dice che la cittadinanza dell'Unione Europea si aggiunge. Nel dire che si aggiunge, quello che sembra volersi dire padri, insomma, i redattori del trattato e nel codificare almeno parzialmente la giurisprudenza della Corte di Giustizia è che la cittadinanza europea è autonoma, si aggiunge, siamo cittadini nazionali, nostro Stato e siamo cittadini europei. Ed è un passaggio in realtà non indifferente in un processo di integrazione che vuole vedere un'Unione Europea più vicina a quelli che sono i suoi cittadini. E cosa implica questa somma, questa cittadinanza aggiuntiva? Beh,
già rilevante. I diritti di cittadinanza, se noi andiamo a leggere, che vengono peraltro oggi sempre sottratti al Trattato di Lisbona, che rende la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea una carta vincolante, che prevede dal titolo quinto diritti, un titolo interamente dedicato ai cittadini, ai diritti dei cittadini, possiamo dire che abbiamo due tipologie di diritti, diritti che si rivolgono agli Stati membri e diritti che invece si rivolgono direttamente alle istituzioni dell'Unione Europea. Ma certo rimane un limite, la cittadinanza si aggiunge, però gli Stati membri ci tengono chiaramente ai modi di acquisto e perdita di cittadinanza, che è una delle espressioni tipiche della sovranità nazionale, e quindi l'Unione Europea e la Corte di Giustizia anche lo ribadisce, non ha competenza nel definire i modi per acquisti e perdita di cittadinanza degli Stati membri. Ciò nonostante, alla Corte di Giustizia questo non impedisce di intervenire anche in maniera piuttosto penetrante su sfere particolarmente vicine a quella della sovranità nazionale. Per esempio, nel dirci che certamente lo Stato è libero di determinare modi di perdita di cittadinanza o per perdita o revoca anche nel caso della naturalizzazione, ma questi interventi devono essere svolti nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, e dunque questo è un limite non indifferente per lo Stato membro, perché significa imporre allo Stato un certo rigore nell'adottare decisioni che vanno ad incidere sulla sfera dei diritti dell'individuo. Nel momento in cui la perdita di cittadinanza di uno Stato, la perdita della cittadinanza nazionale, implica la perdita dei diritti derivanti dallo Stato di cittadino dell'Unione Europea, ecco che lo Stato incontra un limite. E questo è un passaggio che, se ci mettiamo nell'ottica di quello che è stato il processo di integrazione europea partendo dalle comunità europee ad oggi, ne abbiamo fatta un po' di strada, ed è interessante questa la prerogativa di questo tipo di sviluppi, perché addirittura in un caso è arrivata a toccare una materia forse ancora più delicata e sensibile per gli Stati, che è quella della materia dell'immigrazione economica. Un caso ormai noto, il caso Zambrano, in cui il mancato rinnovo di permesso di soggiorno di un padre immigrato da Sud America, immigrato in Belgio per motivi di lavoro, avrebbe impedito ai figli nati in Belgio e quindi per iure soli cittadini belgi di continuare a vivere nel territorio del Belgio e quindi godendo dei diritti di cittadinanza dell'Unione Europea, pur non avendo mai esercitato, tra l'altro, alcun tipo di spostamento, pur non avendo mai esercitato la libera circolazione da uno Stato all'altro. Questa è stata una pronuncia che ha una portata, nel momento in cui è stata emessa, è stata una pronuncia che ha scatenato diverse reazioni, anche preoccupanti, perché si andava a toccare sfere veramente vicine alla sovranità. La Corte di Giustizia nelle sentenze successive ha avuto modo di limare un po' questa prima pronuncia, ma non è andata contro quello che è il principio di base. La Corte precisa che lo Stato membro deve, nel prendere le decisioni connesse alla cittadinanza nazionale, il perdurante godimento dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea. Quindi, se dal provvedimento consegue l'abbandono del territorio dell'Unione Europea, ecco che abbiamo il limite. Di contro, se il soggetto in questione può spostarsi in un altro Stato membro e quindi continuare a godere dei diritti di cittadinanza, allora abbiamo una posizione differente. È certo che lo Stato poi rimane libero di valutare quelli che possono essere i pericoli per la sua nazione e la sicurezza nazionale, questo sì. Ma anche in questo caso il limite del rispetto del diritto dell'Unione Europea include quindi non solo i diritti di cittadinanza, ma anche i diritti fondamentali, viene a toccare un po' la libertà degli Stati, e a mio avviso in questo caso
va in un senso assolutamente a favore dell'individuo, che diviene quindi tutelato dall'Unione Europea in una maniera, secondo me, decisamente significativa. Non di meno, per quanto concerne poi i diritti di cittadinanza, uno dei principali diritti che derivano dalla cittadinanza europea è un diritto politico vero e proprio, il diritto di elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo, come ho già avuto modo brevemente di vedere, e anche nelle elezioni locali. Significa che se io sono un cittadino italiano che per ragioni personali mi sposto in un altro Stato membro, possiedo comunque la possibilità, essendo residente in un altro Stato membro, di esercitare il mio diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni locali e nel Parlamento europeo. Questo è sicuramente un diritto che trova la sua origine, la sua ratio nel voler assicurare a una persona che si sposta e che va a radicare la sua esistenza in un altro territorio di potersi sentire effettivamente parte di quel territorio, non soltanto un immigrato al di fuori, proprio perché nel concetto di popoli europei e di comune cammino europeo, questo è parte sicuramente di questo cammino e di certo presuppone l'altro diritto strettamente collegato alla cittadinanza, che è quello di potersi spostare liberamente nei territori, spostare e risiedere nei territori degli altri Stati membri. Un diritto che nasce dapprima per garantire la libera circolazione dei lavoratori, che poi viene piano piano esteso ai familiari, esteso alle persone alla ricerca di lavoro, agli studenti, come sappiamo, fino a diventare una libertà a prescindere dall'esercizio dell'attività economica, e quindi la libertà del cittadino in quanto cittadino europeo di spostarsi e di risiedere in un altro Stato, così come ovviamente di poter ritornare nel proprio Stato di origine. Nella sfera dei diritti di cittadinanza vi sono poi alcuni diritti che sono direttamente rivolti e esigibili da parte delle istituzioni europee, e sono molto importanti in questa fase in cui forse i cittadini si sentono un po' distanti da quello che è l'Unione Europea, proprio perché invece laddove esercitati nel modo giusto ci permetterebbero di entrare in contatto con questo strano mostro dell'Unione Europea. Mi riferisco in particolare al diritto di petizione, è un diritto che esiste da quando è stato istituito lo Stato di cittadinanza europea, e abbiamo il diritto di poterci rivolgere alle istituzioni europee in più lingue. Non sembra una cosa da niente, ma non è una cosa da niente in realtà. Abbiamo il diritto di poter essere, quindi di sapere le informazioni che ci riguardano, di avere informazioni che ci riguardano in una lingua a noi comprensibile. Esiste il diritto di avere il mediatore europeo, che è un po' la figura in Italia del difensore civico, che permette di denunciare casi di cattiva amministrazione alle istituzioni europee e di trovare, per quanto possibile, una soluzione conciliante extragiudiziaria. Ed è uno strumento poco conosciuto, perlomeno in Italia, ma che invece in altri contesti ha funzionato. È lontano da quello di cui parliamo oggi, ma recentemente il mediatore europeo ha emesso un parere con riguardo in cui constatava una cattiva amministrazione da parte della Commissione nella mancanza di uno studio relativo all'impatto sui diritti umani nella conclusione di un accordo di commercio internazionale con il Vietnam. Quindi è uno strumento che, laddove viene utilizzato, può darci qualche risultato rilevante. E poi, sicuramente importante, un diritto codificato nella Carta dei diritti fondamentali, come gli altri diritti di cui vi ho parlato, è quello di avere diritto ad una buona amministrazione. Questo è un diritto importante, enunciato già a livello di principi e nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, e che non a caso nella Carta dei diritti fondamentali, pur essendo incluso nel titolo quinto dedicato alla cittadinanza, viene invece garantito a ogni persona, sia in sé giuridica che fisica, perché è chiaramente un diritto che va,
che interessa tutti. E infine mi soffermerei brevemente sul principio della trasparenza e di accesso ai documenti. Sappiamo che l'Unione Europea e le sue istituzioni hanno prerogative che possono incidere direttamente sulla sfera giuridica delle persone, in particolare delle persone giuridiche, nell'ambito insomma, dell'esercizio delle libertà economiche. Il diritto, garantito come diritto fondamentale di accesso ai documenti, diviene quindi un diritto ulteriormente importante, laddove non garantito ci consente come persone di poterci rivolgere agli organi giudiziari preposti per vederlo assicurato. E quindi ecco che, insomma, nel concludere la mia breve relazione sulla cittadinanza, io credo sia evidente quanto l'Unione Europea, da un soggetto nato per garantire una cooperazione economica e volta però alla pacificazione del continente, con questo metodo comunitario dei piccoli passi a cerchi concentrici si è andata ad allargare sino a rendere l'individuo un soggetto, un soggetto non solo economico, un soggetto politico attivo, dotato di diritti e sicuramente anche di doveri. E quindi io credo sia estremamente importante che si è diffuso un impegno civile, quello di diffondere un'idea di cittadinanza europea condivisa e che si fondi sul rispetto e sulla promozione di quei valori che sono rinchiusi nei trattati istitutivi e che sono valori che trascendono le cittadinanze, il concetto di nazionalità statale che rimane, ma trascendono perché sono veramente comuni a tutti i popoli dell'Unione Europea oggi. Grazie.